mi chiamo Sandro Ciardi, 44 anni, imprenditore tessile. Nella sitcom sono Ettore, rappresentante di tessuti. Ettore è un personaggio tipico della nostra area di Prato, insomma, di questa zona qua, quindi un rappresentante di tessuti che va a vendere i tessuti pratesi agli stilisti, legato particolarmente a un solo stilista, che è Caprilli. E niente, purtroppo il rappresentante non fa una fine professionale gloriosissima e niente, che si rigenera in venditore di aspirapolveri, eccetera, eccetera, e quindi un personaggio a cui sono legato perché fa parte della voglia comunque di intraprendere, di non buttarsi giù, ma essere sempre ottimisti. E Ettore è un inguaribile ottimista, devo dire. O ci viene un'idea e si diversifica, o ci tocca tornare a lavorare. La passione di Ettore per gli anni 80, vabbè, io essendo nato nel 67, nel 1982, quando l'Italia ha vinto il mondiale, avevo 15 anni, quindi, e quando andavo allo 06, quindi gli anni 80 intesi come musica, stile di vita, paninari, e piuttosto che tutta la nostra adolescenza è dentro di me, quindi beh, mi ci sono calato bene in quanto molto vicino alla mia età, 44 anni, e quindi negli anni 80 ero adolescente, quindi perfetto. Nato a Prato il 12 ottobre del 68, diploma tecnico superiore, esperienze lavorative una, rappresentante di tessuti, interessi vari, in particolare musica. I miei favoriti, Europe, Spandau Ballet, Duran Duran, Donatella Rettore. La prima Donatella Rettore, eh? Personaggio di Ettore nella prossima serie, parlare di voglia di lavorare per Ettore la vedo una battaglia, insomma, difficile. Magari va stimolato perché è uno che si appassiona e si dà da fare nella misura in cui viene motivato. E questa comunque è la storia di tutti, se si vuole, no? Cioè uno dà il massimo se viene motivato. Ora per Ettore c'è bisogno di fortissima motivazione perché ogni tre parole ritorna sugli anni 80, quindi penso che bisognerà trovargli un lavoro forse più consono alla sua passione degli anni 80, quindi vediamo se ci riusciremo. Te lo dico io, fidati, l'acqua è poca e la papera non galleggia. In che senso? No, è roba di economia, matematica, equazioni. Che è una cosa brutta? No, non ti preoccupare. L'aneddoto carino è che tutta la parte dell'ufficio di Ettore era su all'ultimo piano della mia azienda, quindi diciamo un ricordo anche affettivo perché rimarrà traccia di questo ufficio sgangherato che tra le altre cose, ecco, un aneddoto è che sembra montato ad hoc per fare la scena, invece quello è così. Cioè, è così. E chi viene e chi ha fatto con me dei colloqui oppure ha parlato con me di lavoro è molto facile che dopo 2 o 3 secondi mi trovo con i piedi sul tavolo. Questo perché a me mi mette a mio agio, e straordinariamente mette anche in agio il mio interlocutore. Te ce l'hai presente Nicca Costa? Chi? Nicca Costa. Una cliente? lasciamo fare Luis Miguel? Si conquista il mercato spagnolo. No, ma che mercato spagnolo? A te ti manca proprio le basi, eh?